anche con la luce negli occhi che dà un po' un senso da... di commissariato. Mario, la prima domanda te la faccio io ed è questa: le cinque cose secondo te per le quali vale la pena vivere? Prima non te l'aspettavi? E poi subito dopo ti volevo chiedere le cinque cose sempre secondo te per le quali possiamo dire già dopo 250 giorni più o meno di amministrazione Lucini, per le quali si può dire che Como sta cambiando passo. Però prima ricordati di rispondermi alle cinque cose per le quali vale la pena vivere. Questo è un trabocchetto. Cinque cose per cui vale la pena vivere. Vale la pena vivere per crescere, per costruire, per conoscere gli altri, per crescere giorno dopo giorno conoscendo gli altri. Vale la pena di vivere per gustare le bellezze del mondo, la natura. Vale la pena di vivere per me anche per lo sport, che mi piace molto. E vale la pena di vivere soprattutto per la propria famiglia, per la moglie, per i figli. Vale la pena di vivere per costruire un cammino insieme importante. E le altre, queste direi che ce ne sono probabilmente anche mille altre di ragioni per vivere bene. L'importante secondo me è anche vivere davvero tutti i momenti, non lasciarsi scorrere la vita addosso, quindi prendersi le proprie responsabilità e gustare / faticare ogni minuto della propria vita, che solo così si può dire vissuta. Le cinque cose dell'amministrazione, cinque cose, mi è difficile identificarle in modo preciso. A me viene in mente una prima cosa significativa di un cambiamento. Io in questi mesi, fatti i conti, avrò avuto appuntamenti con persone singole o con associazioni in numero non inferiore a 250. Credo che più o meno lo stesso abbiano fatto gli assessori. Quindi questo vuol dire avere una grande disponibilità a confrontarsi, ad ascoltare anche però rendersi conto che non è mai sufficiente, perché tutti i giorni, nonostante questo, riceviamo anche le lamentele di chi non è ancora stato ascoltato. Quindi non è sicuramente un traguardo, ma quello di questo numero di persone incontrate, ma è l'inizio di un segnale di comportamento diverso. Altre cose fatte, innanzitutto abbiamo approvato a tempo di record, appena insediati, un bilancio difficilissimo, cercando di stare attenti a fare meno danni possibile alla città, e abbiamo approvato ancora a tempo di record, rispetto ai 6 anni persi precedentemente, il piano di governo del territorio, adottato diciamo. Abbiamo cominciato a intervenire sulla mobilità con piccole cose, ma nei primi giorni sono state rispolverate delle corsie preferenziali dei bus che erano state sepolte. Abbiamo rifatto l'ordinanza per l'accesso alla ZTL per cercare di contenere gli ingressi e rendere più vivibile la città. Abbiamo ripreso i contatti con tutti i dirigenti scolastici nell'ambito delle relazioni con le scuole per ricostruire dei rapporti che erano perduti e per contribuire al progetto educativo che le scuole portano avanti. Abbiamo riaperto i legami col mondo produttivo, con gli accordi con i bar, con i commercianti. Abbiamo cercato di iniziare a costruire dei percorsi condivisi su questioni molto importanti. La prima, quella delle province, che si è andata morendo. Non è certamente per il territorio, ma perché non ha avuto seguito in Parlamento la questione, ma avevamo trovato ampie convergenze con tutto il mondo economico
sociale e politico per una proposta seria. Lo stesso percorso è stato avviato e condiviso sulla risoluzione del problema delle paratie. Lo stesso si sta facendo per il campus e per il campus universitario, questione latente e abbandonata da anni, che è stata ripresa con vigore anche qui con la convergenza di tutti i soggetti interessati al problema. E lo stesso si sta facendo sull'Expo, quindi si comincia a lavorare come territorio, e questo credo che sia un segnale importante. Ci sono tante altre relazioni con le associazioni che operano nel sociale e nel mondo culturale, anche qui ricucire legami, stiamo ricucendo legami. Credo che siano cose concrete, perché credo che il concreto non sia solo materiale ma anche immateriale, anche l'immateriale possa essere concreto come altre cose. Uno dei motivi per cui si è vinto, uno dei motivi per cui c'è speranza, è che è abbastanza evidente che c'è una massa critica di intelligenze, di saperi, di varietà e di disponibilità molto grande a sostenere questa giunta e a lavorare insieme a lei. Tutta questa ricchezza però nasconde anche una difficoltà, che è una difficoltà nel trovare l'equilibrio tra soggetti diversi. Ne cito solo alcuni in modo che tu poi possa in qualche modo integrarli in rete: appunto il sindaco, la sua giunta, il consiglio comunale, i gruppi di lavoro, le forze politiche, la città. Tutti questi soggetti nella loro diversità hanno una parte di ruolo e o è sinfonia o è rumore di fondo. Quindi volevo chiederti come fai a dirigere l'orchestra. Io credo che non ci sia una ricetta, credo che sia un percorso, proprio perché è pieno di valore, altrettanto pieno di complessità, e credo che dobbiamo affrontare insieme e imparare insieme, giorno dopo giorno, mese dopo mese, qual è la strada migliore, senza pensare nessuno di noi di avere la ricetta giusta, perché questi processi vanno costruiti. So che in questi mesi la difficoltà da parte di tutti i soggetti in campo è stata vissuta, perché l'esigenza di far circolare informazioni, di conoscere il lavoro della giunta, per esempio, di partecipare alle scelte, è una sensazione, uno stato d'animo che è circolato diffusamente. Io credo che dobbiamo tutti quanti avere la giusta pazienza per i dosaggi corretti. Bisogna tener conto che siamo entrati nella gabbia dei leoni, ci siamo trovati come giunta, dico, assaliti da mille urgenze quotidiane, per cui anche solo il riuscire a lavorare sui due piani diversi, cioè il piano della quotidianità e il piano della progettualità, anche per me sindaco e per la giunta, è una cosa che stiamo ancora imparando noi stessi. È evidente che dobbiamo trovare il modo per valorizzare tutte queste potenzialità. Io credo che ci debba essere l'impegno, per quanto riguarda noi, di riuscire a darci tempi diversi e più frequenti di interlocuzione, in primis, secondo me, doverosamente, con i consiglieri comunali. Penso che le relazioni con il coordinamento, col comitato di coordinamento, siano altrettanto importanti. Secondo me credo che si debba trovare però una cadenza un po' più larga rispetto alle pressioni e alle urgenze che si sono sentite in questi giorni, perché in questi mesi, perché altrimenti rischiamo di reiterare incontri magari dagli stessi contenuti con soggetti diversi, e quindi una ripetizione
di incontri che non hanno la giusta efficacia. Secondo me dobbiamo riuscire a identificare chi fa cosa in modo più preciso. Dal punto di vista delle scelte amministrative quotidiane, secondo me il rapporto privilegiato deve essere tra giunta e consiglio. Sull'aspetto della progettualità più ampia devono esserci degli incontri periodici per raccogliere i suggerimenti, le valutazioni e anche le critiche da parte delle forze politiche che sostengono, e poi c'è il jolly dei gruppi di lavoro, che secondo me si colloca un po' all'esterno di questo rapporto e che è uno strumento di tutti, cioè può essere ed è stato sfruttato tra virgolette in senso positivo, non negativo, a volte dalla giunta chiedendo di analizzare determinati problemi che fossero di tipo urbanistico piuttosto che su altri aspetti. Lo stesso secondo me può avvenire da parte dei consiglieri comunali e da parte delle forze politiche. Questo è il flusso in una direzione che non esclude il flusso nell'altra direzione, cioè che in assenza di input diretti, di richieste di servizi e di supporto da parte degli altri soggetti, i gruppi di lavoro non possano ragionare, individuare autonomamente degli argomenti che possa valer la pena di approfondire e poi trasmettere per una valutazione rispetto alla possibilità di rendere concrete queste proposte a chi deve operare nell'amministrazione. Penso di essere stato abbastanza confuso, ma... Grazie per la risposta a questa seconda domanda. La terza domanda è che viene proprio da uno di questi gruppi di lavoro, dal gruppo economia a quale partecipo, è una domanda più tecnica sul bilancio. Nel 2011 la giunta Bruni aveva approvato un bilancio previsionale, quindi in previsione dell'anno, nel quale dava già per scontato che ci sarebbe stato un disavanzo della gestione corrente, quindi sarebbe stata in negativo la gestione corrente, ci sarebbero state più spese che entrate, che sarebbe stato colmato con gli oneri di urbanizzazione e quindi costruendo più case, aumentando la cubatura di cemento in città. Invece la nuova giunta ha fatto una scelta coraggiosa nel bilancio, previsionale 2012, che ha dovuto approvare subito appena insediata, perché la giunta precedente aveva lasciato come compito da fare, si è preso un impegno nel bilancio previsionale 2012, ha detto no, noi copriremo con le entrate correnti, le spese correnti, anzi avanzeremo anche dei soldi, quindi non dovremo compensare il disavanzo costruendo ancora case guadagnando dagli oneri di urbanizzazione. Sappiamo bene che il bilancio previsionale è però un documento politico, quindi è anche un documento dove vengono inserite delle aspettative, forse anche delle promesse, dei progetti, degli impegni, e volevo chiedere allora al sindaco se a livello di consuntivo si riuscirà a rispettare questo impegno sancito dal bilancio previsionale, quindi se si riuscirà a non dover compensare il disavanzo della gestione corrente costruendo e guadagnando con gli oneri di urbanizzazione. Sì, in realtà è un po' più complesso. Per essere corretti, noi per arrivare a pareggiare il bilancio, lo sanno tutti, l'hanno sperimentato con le proprie tasche i cittadini, abbiamo dovuto ritoccare le aliquote dell'IMU e le aliquote dell'IRPEF l'anno scorso. L'anno prossimo faremo di tutto per non toccare, non vogliamo toccare più sulla voce delle entrate da quella delle imposte, però non sarà semplice arrivare ad un pareggio. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, in realtà vanno ad incidere più sulle spese in conto capitale e distinguerei, cioè non generalizzerei sul fatto che le entrate da oneri dipendano dal consumo di altro territorio.
a parte che fino all'approvazione del nuovo PGT in pratica non potremo far conto, anche volendo, su nessun intervento, perché non si potrà arrivare semplicemente alla manutenzione delle case, quindi nemmeno ristrutturazioni saranno possibili. Quello che potrebbe aprirsi poi con l'approvazione del PGT saranno essenzialmente interventi che vanno al di là della manutenzione straordinaria, quindi alle ristrutturazioni, e soprattutto agli interventi sulle aree dismesse. Ipotesi di consumi di nuovo suolo sono assolutamente contenute. E comunque non va demonizzato comunque la voce oneri di urbanizzazione, perché resterà con questa tipologia di intervento un'entrata importante per il Comune di Como. L'aria che tira, almeno quello che per ora si è capito, in ordine alle leggi di stabilità e alle regole che dovremo seguire per il nuovo bilancio, ci dicono che per noi per avere disponibili da impegnare per investimenti 3,5 milioni di euro, dovremmo avere entrate dal titolo quarto, cioè urbanizzazioni oppure imposte oppure alienazioni immobiliari, di almeno 12 milioni di euro. Quindi la situazione è ancora più difficile dell'anno scorso, e avere 3,5 milioni di disponibilità per gli investimenti vuol dire non fare nulla. Abbiamo dichiarato qualche giorno fa, facendo vedere le situazioni del passato, fino al 2002 gli investimenti erano dell'ordine dei 30 milioni, i soldi impegnabili negli investimenti fino al 2002 erano attorno ai 30 milioni di euro, poi sono viaggiati attorno ai 20 fino al 2011, quindi già ultimo anno della Giunta Bruni, 5,5 milioni, l'anno scorso 5 milioni, l'anno prossimo vedremo. Con 5 milioni di investimenti si fa ben poco, per cui dobbiamo sicuramente, anche se perché se pensiamo che poi magari dobbiamo pagare un paio di milioni in più di ticosa, di bonifica della ticosa, piuttosto che per le paratie, quindi si deve trovare il modo di aumentare le entrate dal titolo quarto, soprattutto quello che stiamo discutendo in questi giorni, anche pensando a delle alienazioni immobiliari. Io penso che in questi primi mesi sia stato già possibile trovare molti degli scheletri negli armadi, no? Qualcuno l'abbiamo visto, qualcuno affiora anche sul lungolario, insomma ce ne sono un po' dappertutto. Io però ti chiedo e ci chiedo di sognare, e allora ti propongo questa favola. In un cassetto di Palazzo Cernezzi, uno di quelli che non avete ancora aperto, troviamo 1 milione di euro. Ecco, se ne possono fare cose diverse. Vorrei che tu ci dicessi, con questa piccola somma, che non è escluso che qualcuno dei precedenti amministratori abbia lasciato da qualche parte, che cosa ne facciamo? Certo, si può pagare un pezzo del risanamento della ticosa, però quando alla fine del tuo secondo mandato ti chiederanno: beh, ma insomma, che hai fatto? Ecco, quel milione forse. Gianpaolo, se dovevamo sognare potevi farmi trovare qualcosa di più nel cassetto, cosa ci faccio con 1 milione? Se ci mettevi un paio di zeri in più potevamo cominciare a sognare il campus, potevamo cominciare a sognare di avviare la metrotranvia. Sono brutale adesso, io non voglio scoraggiare nessuno, però 1 milione vuol dire che magari riusciamo a fare qualcosa di serio sulle manutenzioni degli immobili di proprietà comunale, rendendo disponibili le abitazioni che adesso sono inagibili, che sono vuote, con gente in coda per avere una casa. Possiamo
mettere in condizioni decenti gli impianti sportivi che abbiamo, che non ce n'è uno a norma, e possiamo magari riuscire ad asfaltare qualche strada, ma credo che già sono arrivato a 4. Scusate se, no, se non vi faccio sognare, però mi ha fatto trovare solo 1 milione, che ci posso fare? Ma quelli di prima erano dei dilettanti. Bene, grazie a Sindaco Mario Lucini. Le domande sono finite. Adesso chiedo a Guido, dopo? Va bene. Chiedo alla regia di mandare un contributo video.